Beh, siete carichi. Allora, benvenuti anche quest'anno al palazzetto. Come ogni anno la tradizione si porta avanti. Siamo qui per presentare appunto lo spettacolo di Natale. Uno spettacolo innovativo ma comunque che gira le tradizioni. Infatti verterà sul cambiamento, che sarà il tema principale, il cambiamento di quest'anno. Infatti abbiamo visto il cambiamento del nuovo preside, alcuni professori nuovi che sono arrivati, alcuni che se ne sono andati. Però il tema centrale dello spettacolo è il cambiamento, anche se comunque vedremo un ritorno al passato, in un certo senso. Spero vi piaccia e mi raccomando, attenzione, siate attenti allo spettacolo, seguite, non fate casino, mi raccomando. Inizio a vedere qualcosa. Vabbè, vi invitiamo, come ha detto Lorenzo, a prestare attenzione allo spettacolo. Ogni minimo dettaglio è stato creato per voi, per noi, per gli studenti del Cagnazzi. E niente, noi vi vogliamo augurare una buona visione e speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi! E cogliamo l'occasione anche per augurarvi un buon Natale. Vogliamo iniziare però questo spettacolo presentandovi un violino simbolo della nostra scuola, quindi un forte applauso ad Angelo Simone. Piccola città di Alba, non succede mai niente, ma qualcosa sta per succedere. Il liceo Cagnazzi è in fermento. Un importante avvenimento sta gettando gli animi nello sconforto. L'organizzazione del nuovo orario scolastico. E l'ira di una docente molto pagata sta per manifestarsi. Dopo aver amorevolmente salutato i suoi amati studenti, il caro professor Malpisano decide di continuare il suo giro di ronda, prima che... Professore, professore! Rosa, quante volte ti ho detto che non mi devi interrompere mentre vado a fare lezione? Sì, professore, ma la stavano cercando. Chi mi cercava, Rosa? La prof Minenna. Professoressa Minenna! No, scusami, Francesco! Liceo classico, quindi se sta ora latino. Ma come si può fare una cosa? Ma scusa, Carmela, hai ragione. A pugno duro, Carmela. No, Francesco, ma come posso fare il compito di latino? Quindi se sta ora? In quel liceo, quella classe, non so come la vedo. Ma scusami. Pardon. Un attimino e la risolviamo questa situazione, ok? Spero, Francesco. Perché qua nulla va bene. Nulla. Sa, ti
Buongiorno colleghi. Tutti questi problemi coloreali che sono facili da spiegare. Per esempio, prendi questa classe, ci passiamo qua sopra 3 ore di greco e qua giù 2 di fisica. Così si vedono una volta alla settimana. Poi direi di inserire la settimana corta. Applauso. Professoressa Cirottola, le lancio una provocazione. Lei che ne pensa? 2 minuti, vai! Allora, francamente non mi sembra affatto una buona idea. Io ritengo che la settimana corta sia da abolire nella maniera più assoluta. D'altronde c'è un limite a tutto. Sì, professoressa, ma come mi dice il Vaticano va e anche il giornalone, la settimana corta aiuta lo studio e la concentrazione. Ma Giovanni, ma che dici? Ma sei un imbecille, sei! Io ho insegnato in carcere e lì i detenuti stanno 25 euro su 24. La settimana corta là non esiste. Marco, prendi appunti. Fai come me che ho giornata libera il lunedì. Così è il sabato, domenica e lunedì. Beh, non è così deficiente come così. Taci Giovanni Cornacchia, ti voglio bene, ma ci sono problemi ben più importanti della settimana corta, come le 6 ore. Oh, Maria, dobbiamo parlare della settimana corta, dobbiamo parlare, che è più importante. No, Marco, vedi questa situazione? Anna Maria, la vedo benissimo. A me sai come mi chiamavano? A me mi chiamavano Inch l'ingegnere, Dot di dottore e Prof di professore al cubo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Marco, la punteggiatura, Marco. E arrivo il professore, mamma! 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 No, Marco! Sì, Anna Maria! No, Marco! Sì, Anna Maria! No, dai, sì, ragazzi! Non litighiamo, ma piuttosto, perché non ci vediamo questo sabato per discuterne? Ma basta, basta! Allora, ragazzi, voi lo sapete, io sono molto franca, sono chiara, quindi dobbiamo trovare un compromesso. Basta, dobbiamo uscire da questa logica vinco perdo, questi contrasti. Facciamo la settimana corta, così io il sabato me ne vado al mercato. No, ragazzi, io sono sconcerta. Dobbiamo fare la sua. Come? La settimana scorsa hai detto di farla questa. Ragazzi, ma invece di pensare a questi problemi, ma organizziamo degli allestimenti in cui i ragazzi possono dar voce alla loro creatività, alla loro emozione, fantasia. Cara Rosella. Oh, cara Rosella, ti voglio bene. Ma la situazione delle 6 ore così è insostenibile. Se vogliamo insegnare ai ragazzi una buona cultura, collassa. Diamo tutte le ore a seminare qua. Come problema. Ma che è questa porcheria? Ma avete visto come avete tritato Carmela? Ma poi chi ha messo 3 ore di greco qua? Allora Francesco, apro una piccola parentesi e poi ti do la parola. Mi sembra questo, rispetto all'anno scorso, una situazione nettamente migliore. Sembra facendo un piccolo spaccato. Tu che dici? 2 minuti, vai. Senti, Giovanni, onestamente. Sì, dai, hai parlato troppo, diamo spazio agli altri. Ma come ti permetti? Scemo. Chi lo dice lo è.
Pino Frontino, se ti muovi sei un cretino. Specchio riflesso. Io mi abbasso e tu sei già. Perché vai abbassarti più di così? Vos divinite. Francesco, lo sta facendo per noi. Tu cuoque le vite, figli miei. Da mettersi le mani nei capelli, ragazzi. Vabbè, vorrà dire che me la vedrò da solo. Palmisano decide di prendere in mano la situazione e si dirige verso la sua sacra stanza per riflettere. Dopo il lungo ed estenuante lavoro, il sonno prevarrà sulle forze del nostro eroe, ma non sa che la sua avventura non è che solo all'inizio. Ah, come devo risolvere questa situazione? Neanche i rappresentanti mi possono aiutare. Quelli pensano a feste, festine, banchetti, Natale, pure cose serie. Ciao Francesco! Come stai? Mi ricordi? Sono qui perché qualche ragazzetto X slash Y mi ha informato di una situazione non proprio fluida nel liceo classico che niente Altamura. Ma preside, cosa ci fa qua? Francesco, come tu ben ricorderai, io sono sono il capitano dell'istruzione, il preside del passo. Sono qui per indirizzarti verso la retta via che tu sembri aver sbandito. Ma cosa intende, preside? Francesco. Sì. Guarda. Leggi consigli scritti con le mie manine. Qui ci sono i precedenti per tutti coloro che vogliono amministrare il mio liceo, okay, sì. E guarda come potrebbe essere
via del suo inconsueto ospite, Palmisano lentamente riesce a riprendere il sonno per recuperare le forze e risolvere il problema dell'orario. E viene in sogno il preside Crapis. Guarda. Professore. Mi scusi, non volevo disturbare il suo sonno. Voglio rubarle giusto 5 minuti di tempo, dalle 23.45 alle 23.57. Dunque, come li pensa, io sono il preside del presente e sono qui per mostrarti il modo di risolvere il problema dell'orario. Ma venga, venga, venga! Ancora? Sì, Francesco, ancora. Guardi lì. E collaborazione. Ragazzi, scusate se mi interrompo, ma in tranquillità che cosa? Guardi. Visto? Io le consiglio di seguire questi dettagli, collaborazione e armonia. Sono il 58, devo scappare, arrivederci.
spero sia stato un incubo, perché due presidi così in una volta non... Francesco, segui i miei illustrissimi consigli e vedrai che ti troverai benissimo. Non lo so, Brasi. Fidati, Francesco. Fidati. Francesco, non ascoltarlo. Ricordati, armonia e collaborazione. Mi raccomando. Non lo so. Aspetta! Non devi fidarti di loro! Devi seguire il tuo istinto! Ma chi sei tu, scusa? Io sono il preside del futuro, ma non posso rivelarti il mio nome. Ma come? Almeno dimmi chi sei. Non posso. Qualcuno di voi lo sa? Non so io chi è. E dai, dimmelo. La risposta è qua dentro. Lo so, ma presidi, non prendete il gioco di me. Ma sono io il preside del futuro. Ebbene sì, io, Francesco Palmisano, sono il preside del futuro, ma da quel giorno in cui presi l'incarico tutto incomincia ad andare solo a rotoli. Thank you.
Allora, siamo contenti che questa giornata sia andata per il verso giusto. Speriamo davvero che voi vi siate divertiti, perché dietro a tutto questo, anche se magari non può sembrare, c'è davvero un grande lavoro. E infatti tengo a ringraziare tutti i ragazzi che hanno collaborato per questo spettacolo. Quindi voglio ringraziare il gruppo della musica del coro, il gruppo Marco, gli attori, ma soprattutto anche la scenografia, che si è messo in scena. Ma un ringraziamento speciale lo vogliamo fare a tutti voi che ci avete ascoltato, ma soprattutto i ragazzi di Quinto che, come noi, stanno vivendo l'ultima assemblea di lavoro. Non esiste, mi piace. È un costrutto sociale, esatto. È un merda.